questo è Daily, noi siamo qua. Buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Possiamo svelare un segreto? Ma come no? Che ci smazziamo le puntate. Sì. Un po' le penso io, un po' le pensi tu. Certo. E oggi è una bella giornata, perché io arrivo, no? Sai, arrivo anche come a scuola 10 secondi prima. I compiti li hai fatti tu, io sono un compagno di banco che deve copiare. È giusto, è giusto. E quindi ascolto, anche un po' con questo tono, dire via un po', che mi porta. Ogni tanto se vuoi intervieni. Sì, sì, no, ma, no, ma solo no, se ma vuoi. Sono con calma. Voglio mettere un po' in discussione, voglio chiederti problemi, dai, cosa ci porti? Questa settimana, siamo sulle news, a Torino, durante l'Italian Tech Week, ci sarà anche Sam Altman, che per chi non lo sapesse è il CEO di OpenAI, cioè il papà di ChatGPT, eccetera, eccetera. We, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. Però, cosa ho pensato? Ho pensato che tutte quante le notizie questa settimana saranno su questo, ChatGPT, OpenAI, il futuro, dove andrà, certo. Però forse meno persone sanno che prima di diventare CEO di OpenAI, il buon Sam, che comunque è giovanissimo, ha già 38 anni, è stato presidente di Y Combinator, che è forse l'incubatore di startup più famoso al mondo. Infatti io non so bene che faceva prima, un po' spuntato così e non conosco la sua storia. Aveva già un ruolo molto importante perché era presidente di questo Y Combinator, che dal 2005, quindi veramente tanto tempo fa, ha lanciato più di 4.000 startup. Ah. Te ne cito alcune? Uh-huh. Stripe, Coinbase, Airbnb, Dropbox. Cioè lui era dentro i capi di questo... Era il presidente. Ah, ecco, dai e dai, gli passano davanti quelle giuste, dopo un po' l'ha imbroccata anche lui. Giusto. Ma sì, ma lui era già multimilionario, aveva già venduto le sue, già a posto. Per cui... Ah, sì, okay. Sì, sì, è già a posto. La cosa interessante è che Y Combinator aveva lanciato qualche anno fa questo corso online per founders di startup. Okay. Da tutto il mondo potevi fare dell'application, potevi seguire questo corso, mm-hmm. Alcune lezioni le teneva anche lui e poi lui aveva un blog interessante e io ricordo ai tempi di aver letto questo post che mi è tornato alla mente quando appunto ho visto la notizia che sarebbe stato qui in Italia, non so se in collegamento dal vivo ma non importa, e questo post si chiama How to be successful. Ha fatto una lista di 13 ragionamenti, secondo me molto molto interessanti, ne vediamo alcuni perché il tempo è quello che è, però secondo me possiamo trarre delle cose interessanti anche per noi. Comincia con questa cosa. Con l'avanzare della carriera, ogni unità di lavoro svolta dovrebbe generare sempre più risultati. Cioè, lui dice fondamentalmente che se siamo su una buona traiettoria di successo, quello che facciamo dovrebbe sempre portare più risultati rispetto a quello che facevamo l'anno prima, 2 anni prima, 3 anni prima, altrimenti siamo stagnanti. Come se fosse una curva esponenziale, cioè non è che vado avanti dritto a fare lo stesso lavoro sempre uguale, ma più vado avanti se miglioro, a un certo punto scatta qualcosa, si impenna. L'invito è fermarci un secondo e pensare, ma non è che io da 10 anni faccio le stesse cose e quindi magari questo, diciamo, è un primo alert. Bello, poi sì. Lui dice, credo che il più grande vantaggio competitivo negli affari, sia per un'azienda che per la carriera di un individuo, quindi ci interessa a tutti, sia il pensiero a lungo termine con una visione ampia di come i diversi sistemi del mondo si uniranno. Anche qui ci invita a pensare larghissimo. Però già questo è un insegnamento che uno che, diciamo, che ragiona su massimi sistemi in senso buono, no? Ma anche noi secondo me dovremmo fare, anche nel nostro piccolo, ragionare sui massimi sistemi, perché noi comunque siamo parte di quel massimo sistema e se non lo conosciamo, non lo padroneggiamo, addirittura non ci andiamo dentro e siamo protagonisti, evidentemente saremo sempre ai margini, no, di questa cosa. Altre cose che dice, l'autostima è immensamente potente. Le persone di maggior successo che conosco credono in se stesse quasi fino all'illusione. Sai cosa? È come sempre, è che noti quelli che hanno autostima ce la fanno e quindi dici allora sì, è una regola, non noti quelli che hanno una grande autostima e vanno a sbattere e non ce la fanno perché non sono interessanti, no? Quindi sono quelle cose che dipende come le leggi. E poi lui dice, chiaramente la fiducia in se stessi deve essere bilanciata con la consapevolezza di sé. E un tempo odiavo le critiche di qualsiasi tipo e le evitavo attivamente e adesso invece cerco di ascoltarle sempre con il presupposto che siano vere per poi decidere se agire di conseguenza o meno. Pensa quando ti ritrovi con uno come lui andare al congresso, come è successo a Zuckerberg, lì sì che devi essere... Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. Sì, pronto a rimbalzare tutto, no, a farti passare sotto le cose, le critiche, sono belli feroci.
veloci. You make a lot of money, do you? No. I paid enough for health insurance. I have no equity in OpenAI. You need a lawyer or an agent? I'm doing this because I love it. Altra cosa che ha a che fare con il successo, lui dice: fallirò molte volte, ma una volta avrò davvero ragione. E questo è il modo di fare degli imprenditori, quelli che diciamo sono veramente molto di successo, perché bisogna darsi molte possibilità di essere fortunati. Sai cosa? Non ho mai capito la forbice giusta. Quanti tentativi ti puoi dare prima di imbroccarla? Non sai quando la imbroccherai, perché magari al terzo tentativo è il quarto quello giusto, magari quello giusto è il 27esimo, ma non lo sai, no? Però c'è un modo per dire: ho tentato X progetti e non me n'è andata bene anche una. Credo che qui la regola generale sia impossibile, perché ognuno ha la propria vita, cioè è anche un tema di responsabilità. Io sai come la leggo? Io vedo che provo a fare delle cose che magari non vanno in porto, però vedo che quando ricomincio una cosa nuova vado un po' più veloce. Beh, su certe imparato, cose, certo, perché l'ho già sperimentato nell'idea precedente. Questo allora mi sento meglio con me stesso, non può ripartire da zero nelle cose. E poi dice sul tema dell'autostima: occhio che non basta, perché dobbiamo essere anche in grado di convincere gli altri in ciò che si crede, perché tutte le grandi carriere in qualche misura diventano lavori di vendita. Questo è interessante, cioè dovete evangelizzare i vostri progetti ai clienti, ai potenziali dipendenti, alla stampa, agli investitori, e quindi devi avere una visione ispiratrice, forti capacità di comunicazione, un certo grado di carisma e poi la prova che sei capace a eseguire tutto questo. Per cui è chiaro che gli skill delle persone di successo sono veramente molteplici, però il fatto di dire comunque tu sei un venditore, Lo dicevamo l'altro giorno, no? Con Harari, bravissimo scrittore, bravissimo storico, non sapeva vendere, piazzare il proprio libro, è stato un flop. E quindi abbiamo bisogno di questa mano noi creativi, anche di avere mettersi il cappello da commerciale o farsi aiutare da qualcuno. Esattamente. Sul tema del focus, lui dice: è molto più importante lavorare sulle cose giuste che lavorare molte ore. La maggior parte delle persone spreca la maggior parte del proprio tempo in cose che non contano. Anche qui, come scegliere quelle che contano, che non contano? Vedi che tutte queste cose sono collegate, perché se tu riesci a convincere un team della tua visione, quel team ti aiuterà a concentrarti sulle cose importanti, perché ti aiuterà a smarcare quelle che magari sono un pochino meno fondamentali. Vado avanti, qui si parla di lavoro duro. Lui dice: si può arrivare al 90esimo percentile nel proprio campo lavorando con intelligenza e con impegno, e già questo è un buon risultato, ma se vuoi arrivare al 99esimo percentile, cioè proprio dove arrivano in pochi, devi fare entrambe le cose. Quindi sei in competizione con persone di grandissimo talento che hanno tantissime idee e che sono disposto a lavorare molto. Cioè è come se dicesse: ci sono diversi campionati, devi scegliere tu dove giocare. Se vuoi giocare al massimo livello, quindi in quell'1%, lì devi avere grandissime idee e lavorare tantissimo, non ci sono scorciatoie. Michael Jordan, eh sì, per forza. Talento sì, però poi passava 5 ore al campetto a tirare palla nel canestro tutti i giorni. Din, 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 din. Vorrei chiudere con questo, che per me è il grande cruccio della mia carriera, tra virgolette, che è: costruisciti un network, un team. Il grande lavoro richiede team, lui scrive. Lo sviluppo di una rete di persone di talento con cui lavorare, a volte in modo stretto, a volte meno stretto, è una parte essenziale di una grande carriera. La dimensione della rete di persone veramente talentuose che conoscete spesso diventa il limite di ciò che potete realizzare. Qui network inteso collaboratori, non inteso network per vendere a qualcuno, creare opportunità. No, in questo caso parla di team, anche se poi all'interno dell'articolo parla anche di appunto come costruirsi un network, e su questo lui dice: quando c'è un appuntamento davvero importante andate di persona. Lui dice: ho perso tante occasioni non prendendo un aereo e andando lì di persona al meeting importante, e invece lì è la cosa più importante da fare. In super chiusura lui dice: le persone di maggior successo che conosco sono principalmente guidate dall'interno, fanno quello che fanno per impressionare se stesse e perché si sentono obbligate a fare qualcosa nel mondo. E questo è molto bello, e chiuderei qua. Cioè, cos'è che ci spinge interiormente a fare quello che facciamo? Perché è vero che molte volte lo facciamo perché per l'ego, per solo per i soldi, perché è bello dire faccio questo, faccio quest'altro quando sei a cena con qualcuno, ma alla fine, se vogliamo essere veramente non solo felici ma anche efficaci, e magari, come dice Sam Altman, puntare al successo, dobbiamo essere veramente guidati da qualcosa, da un fuoco dentro che ci fa superare tutti gli ostacoli. Bazza, ne sa sto Sam, bravo Sam. Sì, è molto bravo. L'hai imbroccata, ce l'hai fatta. Sì. Adesso vediamo cosa succede. Vediamo. Va bene. Ci vediamo domani, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao.
Sarà un delirio.